è Napoli, Napoli, Napoli. È l'editore che andava nei casini, Tullio Pironti, Napoli, Tullio Pironti, l'editore che andava nei casini. Vedete questo mio romanzo, Il Tribuno Egizio? Venne pubblicato dall'editore partenopeo Tullio Pironti. Vedete che bello? Il Tribuno Egizio, Tullio Pironti editore, distribuzione Messaggerie Libri. Chissà se c'è ancora questo mio romanzo, questo mio celebre romanzo intitolato Il Tribuno Egizio. Ma perché ve ne parlo? Perché? Perché? Ma perché sul Corriere della Sera odierno, venerdì 9 giugno 2017, trovo questo meraviglioso articolo di Marzio Breda. È un elogio. Domani la festa per l'editore. Tullio Pironti compie 80 anni di vita corsara. Eccolo qua, Tullio Pironti, eccolo qua. È nato il 10 giugno del 1937. Io invece sono nato il 7 febbraio del 1940. Anche Tullio Pironti ha fatto appunto andare nei casini. Il caso vuole che anch'io sia stato nei casini napoletani. Era l'anno 1958, era giugno 1958. E io ne ho parlato in un mio video intitolato Napoli, Napoli, e un amore in un bordello. Eccolo qua, Tullio Pironti, è stato anche un pugile celebre del livello di Nino Benvenuti, andava a combattere sulle navi della flotta americana ancorate all'ancora nel porto di Napoli. Questo Elzeviro è meraviglioso, mi dispiace di non poterlo mettere nel riassunto di questo video, mi dispiace tanto, e non ci sono riuscito, per cui voi lo potete leggere direttamente sul Corriere della Sera odierno, capito? Corriere della Sera odierno, bravo! E Marzio Breda, hai scritto un ottimo articolo, caro, sai? E poi l'editore Tullio Pironti ha ospitato delle celebri opere nel suo catalogo. Oltre all'opera di Serafino Massoni, ha ospitato tante altre celebri opere. Qua si parla anche di quello che avvenne in un casino, cari, in un casino. E sembra che in tale casino l'editore Tullio Pironti abbia trovato un amore, cioè una prostituta che si era innamorata di lui. Proprio come avvenne a Serafino Massoni, che in un casino partenopeo trovò una prostituta bella, giovane, che si era innamorata proprio di Serafino Massoni. Eccolo qua, incontri che possono riguardare un'ex prostituta ritrovata e alla quale ridare tenerezza. Come intellettuale in Italia e dai giudizi taglienti del rango di Grazia Chierti. Insomma, cari amici, corsi e ricorsi storici, editore Tullio Pironti. Nel catalogo dell'editore Tullio Pironti c'è questa mia celebre opera, Il Tribuno Egizio, chissà se c'è ancora questa mia celebre opera, cioè nel senso chissà, forse è già stata esaurita, non lo so. Fatto sta che Tullio Pironti
compie 80 anni e viene celebrato a Napoli, fanno bene a celebrarlo. Io invece ho 77 anni, chissà se io sarò ancora vivo tra 3 anni, quando dovrei avere 80 anni, cari amici. Beh, è con lo quale editore Tullio Pironti, chissà se l'editore Tullio Pironti troverà il tempo per dirmi che la mia opera è ancora disponibile nel suo catalogo, chissà, chissà e chissà. A Tullio Pironti e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.